risultati e di creare un dibattito. Era un corteo variegato quello che domenica mattina ha sfilato per dire no all'ospedale unico a Fosso Seiore, no al progetto di finanza e sì ad una scelta condivisa. Con megafoni, striscioni e bandiere in mano, le associazioni ambientaliste e diversi partiti politici hanno dato vita alla manifestazione per chiedere alla regione di fare un passo indietro. Claudio Razzi di Lupus in Fabula si è detto soddisfatto della partecipazione. Più di 400 i cittadini che insieme alle famiglie, anche con bambini, hanno marciato con lo stesso spirito di 4 anni fa. Non erano presenti invece gli esponenti del Partito Democratico. Sicuramente questo è il posto più sbagliato che si poteva scegliere, perché comunque è un posto che non ha, è in una conca, in un terreno sabbioso che richiede grandi opere di regimazione delle acque, dovranno costruire l'ospedale su delle palafitte. Poi il problema dell'accessibilità è noto a tutti, la statale 16 d'estate in alcune ore del giorno si blocca praticamente e anche le opere di adeguamento che costeranno 9 milioni di euro non risolveranno la situazione e sfasceranno una parte del territorio collinare. E poi c'è il problema del finanziamento, il project financing o il leasing immobiliare non è adatto perché prosciugherà, perché il ricorso ai privati per il finanziamento dell'opera prosciugherà le casse della regione Marche e costringerà la regione a fare i tagli sulla sanità. Su questo sito non è d'accordo nemmeno il sindaco di Fano Massimo Seri, che ieri non ha partecipato alla mobilitazione. Il primo cittadino però ha sempre sostenuto che la struttura ospedaliera vada costruita a Chiaruccia. D'accordo con il suo parere era presente chi è a favore dell'ospedale unico ma non condivide la scelta di Fosso Seiore. Noi siamo qui presenti come Sinistra Unita insieme a tante altre liste di sinistra di Pesaro, di Fano ma anche dell'entroterra e per chiedere anche un'altra cosa, e cioè che le scelte sanitarie del nostro territorio, non solo di Fano ma di tutta la provincia di Pesaro, siano il frutto di un confronto e di un ascolto con le comunità locali e con le istituzioni che le rappresentano. Un passaggio di coinvolgimento democratico che fino ad oggi è mancato e la speranza è che a partire da questa manifestazione ci sia un'attenzione anche da parte della regione diversa da quella che fino ad oggi purtroppo non c'è stata.